Ciao a tutti ed eccomi tornata dopo tanti mesi di silenzio con un nuovo video. Questi mesi sono stati impegnativi dal punto di vista personale e direi anche di salute e oggi volevo darvi una notizia, anche se di solito non è che parlo tanto dei dettagli della mia vita su questo canale, e la notizia è che a giugno è in arrivo il mio secondo bambino, anzi bambina. Quindi sono incinta e la gravidanza è stata fonte negli ultimi mesi sia di impegni proprio pratici e concreti, sia di vari acciacchi. E poi, come direi quasi tutta la popolazione mondiale, ci siamo anche presi il Covid che ci ha impegnati per qualche settimana. Ed è stato anche impegnativo questo periodo perché, malgrado il mio silenzio su questo canale, il canale in maniera silente e per conto suo ha continuato pian pianino a crescere, ad avere sempre più iscritti e in questi mesi devo dire che ho cominciato a lavorare anche con sempre più clienti, con persone che accompagno passo passo nel definire il loro progetto di vita in Francia, cosa di cui sono contentissima e sono contentissima della fiducia che queste persone mi hanno dato e mi stanno dando in questo momento. Ecco che adesso sono tornata con dei video, spero di potervene portare a cadenza più o meno regolare nei prossimi mesi, almeno fino al momento del parto, perché penso che in quel momento lì mi prenderò un'ulteriore pausa. E approfitto quindi di questo nuovo video dopo tanto tempo per fare un Q&A, cioè per rispondere ad una serie di domande che ho ricevuto sia magari via mail sia sotto forma di commenti. E che in effetti durante questi ultimi mesi non sono stata in grado di rispondere a tutte, ma le trovo delle domande interessanti e spero che le risposte possano essere utili sia a chi ha fatto la domanda che a molte altre persone interessate alla vita in Francia. Quindi cominciamo con la prima domanda, me le sono stampate perché altrimenti sarebbe impossibile, ricordarmele. Prima domanda: ma in Francia per il pubblico impiego è richiesta la partecipazione al concorso come in Italia? Oppure puoi diventare un dipendente pubblico senza partecipare a concorsi? Oppure a particolari iter di selezione? Allora, esistono posizioni per le quali si deve obbligatoriamente passare per un concorso pubblico, sono le posizioni dei cosiddetti fonctionnaires, sono chiamati così in francese, mentre esistono delle posizioni nell'ambito pubblico che vengono chiamate in francese dei lavori da contractuel per le quali non è necessario passare per un concorso pubblico. Ovviamente però un iter di selezione c'è sempre, almeno basato sul curriculum, sui titoli o su dei colloqui, quindi sì, l'iter direi che c'è e sarebbe impossibile che non ci fosse nessun iter di selezione, però non sempre c'è un concorso. Seconda domanda, ciao, volevo chiederti come si può aprire un conto francese se non si è residenti in Francia. Sì, esistono alcuni conti per non residenti in Francia, soprattutto fattibili con alcune banche online come ad esempio Boursorama. Metto il link nella descrizione di una pagina che spiega proprio quali sono le diverse banche, sia online che fisiche, che propongono questo tipo di servizio. Resta il fatto che una volta che si risiede poi effettivamente in Francia, sarà necessario un vero e proprio conto bancario da persona residente in Francia, quindi è uno step che va fatto quando si viene a vivere qui, uno dei più importanti anche direi. Terza domanda, allora, per le mamme single ci sono dei vantaggi? Io spero di trasferirmi al più presto e dovrò lavorare solo 4-6 ore perché ho un figlio che ha 8 anni e non avrò nessuno che lo guardi. Allora, certo, esistono vari tipi di aiuti per le mamme single o per le famiglie in generale, a seconda del reddito e della composizione familiare. Esistono sia aiuti, ad esempio, che possono andare ad aiutare a pagarsi l'affitto o aiuti che riguardano proprio il bambino in quanto tale, cioè ad esempio mi viene in mente l'aide alla rentrée scolaire che viene versata in settembre in corrispondenza dell'inizio della scuola per aiutare le famiglie a acquistare il materiale scolastico per i bambini. Secondo me ci sono però su questa domanda due cose da tenere in considerazione per quanto riguarda proprio gli aiuti. La prima cosa è per quanto riguarda le ore di lavoro di cui tu parli nella domanda, quindi dovrò lavorare poche ore perché dovrò anche badare a mio figlio. Per quanto riguarda questo aspetto, c'è da dire che in Francia il tutto è molto organizzato e le scuole stesse in genere propongono dei doposcuola, delle attività pomeridiane e dei modi per occuparsi dei bambini anche al di là dell'orario che possa essere mezzogiorno o l'una o qualcosa del genere. Si paga in base al reddito, quindi si può anche pagare relativamente poco, per cui
Direi che è possibile per un genitore anche essere un po' più flessibile nell'orario di lavoro e lavorare magari qualche ora in più, e la cosa rimane anche conveniente dal punto di vista economico perché queste soluzioni proposte dalle scuole non costano tanto quanto affidare il bambino a una babysitter, ad esempio, quindi questo è da tenere in considerazione. Secondo aspetto che riguarda sempre gli aiuti, che vorrei far presente, che magari ripeto troppo spesso nei video, ma è troppo importante, bisogna tenere conto che questi aiuti non li si ricevono dal primo giorno in cui si approda qui in Francia, ma in genere, anche se si ha pienamente diritto appunto per reddito, per composizione familiare, per situazione a questi aiuti, in genere passano dei mesi. I mesi necessari a fare tutte le scartoffie e le procedure amministrative che possono richiedere più o meno tempo, ma che vanno fatte. Quindi conviene lasciarsi un po' di margine di tempo e anche di risparmi, senza pensare di poter arrivare qui e dal primo giorno contare su questi aiuti. Questo è molto importante. Altra domanda: ho paura di andare in Francia a trovare una situazione lavorativamente peggiore di quella che ho in Italia. Cosa mi consigli? Allora, ovviamente io non ho la sfera di cristallo né per le situazioni individuali né per quelle globali, nessuno ha la sfera di cristallo, però direi che indipendentemente dai singoli casi, io l'esperienza che ho avuto in Francia in questi anni mi ha mostrato che comunque certe forme di sfruttamento, come il lavoro in nero, le ore non pagate, contratti truffa, eccetera, sono comunque molto meno diffuse in Francia, che in Italia. Ed è anche molto meno diffusa in Francia la mentalità secondo cui avere un lavoro è un miracolo. Ne parlo spesso di questo, cioè non c'è questa mentalità che porta a vivere nell'ansia perenne di perdere il lavoro e quindi che porta anche a schiavizzarsi, diciamo, più del necessario. Per cui io ti direi, se sei interessato a cercare lavoro in Francia, di fare un tentativo, di provare a cercare il lavoro che ti interessa e al massimo poi, se proprio ti trovi male o peggio che in Italia, tornerai in Italia, è sempre possibile. Altra domanda: vorrei sapere se è possibile trasferire la disoccupazione dalla Francia all'Italia e con quale procedura. Se si vuole trasferire la disoccupazione in un altro paese europeo, una cosa che è possibile, bisogna richiedere il modulo U2 in Italia. E poi, una volta arrivato in Francia, devi iscriverti subito al centro per l'impiego, che in francese è il Pôle emploi, non appena arrivi. Questo trasferimento della disoccupazione dura per 3 mesi, e questi 3 mesi sono prolungabili a certe condizioni fino a 6 mesi. Allora, una nuova domanda. Per lavorare in Francia serve un permesso di soggiorno oppure è sufficiente avere un codice fiscale? Allora, per i cittadini europei non c'è bisogno di permesso di soggiorno per lavorare in Francia, è sufficiente avere una carta d'identità o un passaporto. Il codice fiscale italiano non vi servirà a molto in Francia. Per quanto riguarda il permesso di soggiorno, forse l'equivoco viene dal fatto che in alcune procedure amministrative francesi salta fuori questa cosa del titre de séjour, cioè viene richiesto questo titre de séjour, cosa che manda in panico vari europei italiani perché pensiamo, oddio, adesso devo produrre un titolo di soggiorno, un permesso di soggiorno che ovviamente non ho, ma in generale quando ve lo richiedono è sufficiente una carta d'identità. Qualche nome di agenzie per il lavoro famose a Parigi. Allora, le principali, le più grosse sono Adecco, Manpower e Randstad, ma ce ne sono anche molte altre di agenzie del lavoro, agenzie interinali. È interessante sapere che a seconda dell'ambito del settore in cui si cerca lavoro, esistono agenzie interinali corrispondenti, magari anche più piccole, ma specializzate su un certo settore. Quindi penso ad esempio ai settori come l'edilizia, oppure la logistica, oppure i lavori più di tipo commerciale, amministrativo. Quindi conviene tenerne conto nella ricerca e cercare l'agenzia che corrisponde di più al proprio settore. Come si fa a richiedere il riconoscimento dei diplomi italiani? Allora, l'organismo che si occupa di riconoscimento dei titoli e dei diplomi in generale si chiama ENICNARIC, vi lascerò il link anche in descrizione, ma per professioni specifiche, e penso ad esempio a quelle sanitarie, che sono anche quelle per cui il riconoscimento dei titoli è veramente molto importante per poterle esercitare in Francia o comunque in un altro paese, c'è la ARS, Agence Régionale de Santé, cioè c'è un'agenzia regionale in ogni regione francese che se ne occupa, o a seconda dei casi possono anche essere gli ordini professionali a convalidare e, diciamo, convertire i diplomi stranieri. Altra domanda. Allora, domanda: vorrei sapere per chi compra casa quali sono le procedure da svolgere. Allora, procedure da svolgere per chi compra casa in Francia è un po' come in Italia, cioè si fa un'offerta che viene accettata o meno, poi se l'offerta è accettata
si firma un compromesso e dopo 3-4 mesi, se tutto va bene, si firma un rogito. Per il mutuo la banca, proprio come in Italia, richiederà vari documenti. C'è da dire che ovviamente se si è in Francia da poco, magari la richiesta dei documenti sarà più dettagliata o più pressante, semplicemente perché magari abbiamo ancora un conto aperto in Italia di cui la banca vuole conoscere i dettagli, oppure perché non abbiamo ancora quelle 2 o 3 dichiarazioni dei redditi francesi da mostrare, quindi abbiamo delle dichiarazioni dei redditi italiani. Quindi può darsi che, non dico che la banca faccia più storie, ma che sia un po' più puntigliosa sulla richiesta di mutuo se viviamo in Francia da poco. Un'altra cosa utile da sapere per quanto riguarda l'immobiliare è che il mercato è piuttosto teso nelle città medio-grandi, questo vuol dire che magari nel giro di pochi giorni un appartamento o una casa si vendono molto rapidamente ed esistono anche offerte che vengono fatte al rialzo, cioè viene pubblicato un prezzo e poi le persone, pur di accaparrarsi la casa, fanno un'offerta più alta di quella pubblicizzata nell'annuncio. Mentre invece, al contrario, ovviamente, se andiamo in una campagna sperduta, ci saranno meno acquirenti potenziali e quindi è possibile ottenere un prezzo più basso o comunque negoziare al ribasso se si vuole comprare casa. Dopo quanto tempo danno il contratto a tempo indeterminato in Francia? È possibile averlo già da subito? Sì, può capitare molto spesso di averlo già da subito, è una cosa abbastanza comune e per nulla eccezionale. Ovviamente in tutti i contratti a tempo indeterminato c'è un periodo di prova, questo periodo può anche andare fino ai 6 mesi, però in generale è assolutamente comune che venga fatto dall'inizio. Allora, ultima domanda. Vorrei trasferirmi per continuare gli studi universitari. Da dove iniziare? Inizio con una lista di ciò che serve, inizio con lo scrivere il curriculum in francese, inizio col cercare lavoro. Non so bene da dove iniziare. Allora, secondo me in questo caso, se lo scopo è continuare gli studi universitari, sembrerà banale, ma conviene iniziare dall'università, cioè conviene iniziare dall'informarsi sulle diverse università all'interno delle quali puoi continuare gli studi e sulle relative procedure, che cambiano a seconda che tu voglia cambiare, diciamo, spostarti dall'Italia alla Francia, ad esempio, durante la triennale. Oppure alla fine della triennale per fare una specialistica che qui chiamano master, quindi la prima cosa da verificare secondo me è quella, la ricerca di lavoro e gli altri step verranno dopo, una volta che saprai in quale università andrai, in quale città andrai. Questa domanda mi è piaciuta perché spesso su questi progetti non si sa da cosa iniziare e credo sia così per tutti, anche per me, su dei progetti che ho a volte è difficile identificare qual è la prima tessera che ci semplificherà tutto il resto, quindi per questo ho voluto inserire questa domanda perché la trovo molto interessante e spero che sia utile, sia stato utile questo video a varie persone. Se avete domande, scrivetemi, lasciatemi dei commenti e ripeto, spero di portarvi nuovi video molto presto. Ciao ciao!